Uomini e donne, Ida e Alessandro in di miele insieme a Miami, bellissimo, video. Ida e Alessandro si concedono la loro luna di miele dopo la scelta avvenuta a Uomini e donne. La coppia protagonista di questa edizione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi. In queste ore ha reso partecipi i loro tantissimi fan del viaggio che hanno scelto di intraprendere insieme. A distanza di 2 mesi dall'inizio della loro storia d'amore nata nello studio della trasmissione Mediaset, Ida e Alessandro hanno scelto di staccare la spina dai vari impegni professionali, concedendosi un po' di giorni di svago e spensieratezza a Miami. Nel dettaglio, la storia d'amore tra Ida e Alessandro prosegue nel migliore dei modi a distanza di 2 mesi dalla fatidica registrazione della scelta finale a Uomini e donne. I due appaiono felici e innamorati più che mai. In queste ultime ore, la coppia ha reso partecipi numerosi fan della loro prima luna di miele che si sono concessi dopo l'addio alla trasmissione di Canale 5. Ida e il suo fidanzato hanno scelto di staccare la spina da tutto e tutti, concedendosi delle giornate di vacanza a Miami. Belli miei, buongiorno. Come non darvi il mio primo buongiorno a Miami? Bellissima, ha dichiarato l'ex dama di Uomini e donne in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, con la quale ha voluto annunciare il suo arrivo in città. Insomma, sembrerebbe proprio che Ida Platano sia riuscita definitivamente a lasciarsi alle spalle la fine della sua turbolenta relazione con Riccardo Guarnieri, che tanto l'aveva fatta soffrire in passato. Una storia d'amore tormentata che, più volte, ha spinto i due a riprovarci per l'ennesima volta, cercando così di mettere insieme i cocci di questa relazione che, purtroppo, non ha mai decollato. Grazie ad Alessandro, Ida ha ritrovato piena fiducia nell'amore ed ha confermato di non voler più voltarsi indietro e riguardare a quel passato che le ha procurato enormi sofferenze. Riccardo, invece, continua a portare avanti la sua avventura nello studio della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi. Ad oggi è ancora presente nel parterre del Trono Over, costantemente alla ricerca di una donna con la quale poter condividere la sua vita fuori dallo studio televisivo. Dopo il fallimento dell'ultima frequentazione con la dama Gloria, che sembrava averlo conquistato. E, intanto, sul suo profilo social non perde occasione per mettere in mostra il suo fisico scolpito da ore e ore di allenamenti in palestra.